Vangelo secondo Luca. Poiché molti non hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io decisi di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Carissimi amici, abbiamo iniziato il tempo ordinario di questo anno della misericordia. Domenica scorsa abbiamo meditato sul brano delle nozze di Cana, che ci manifestava la gloria di Gesù per farci presentare, con l'intercessione di Maria, le nostre mancanze a Dio senza paura o vergogna e per credere con tutto il cuore nel nostro Salvatore Gesù Cristo. Oggi iniziamo la lettura del Vangelo di Luca. Abbiamo sentito l'inizio del Vangelo e poi la proclamazione di Gesù nella sinagoga di Nazareth. Allora, carissimi amici, il nostro primo piccolo passo è diventare amici di Dio. Luca, non essendo un apostolo o un discepolo di Gesù, dopo il suo cammino di conversione, racconta tutto quello che aveva saputo di Gesù, della Madonna, gli insegnamenti e i miracoli. Luca scrive il Vangelo ad una persona di nome Teofilo, che significa amico di Dio. I biblisti e gli studiosi, dopo aver cercato tanto per trovare questa persona, hanno concluso affermando che Teofilo è ogni credente che cerca Dio e lo ama. Seguendo questo pensiero, San Luca scrive questo Vangelo ad ognuno di noi per farci diventare amici di Dio, per farci conoscere il vero sacrificio di Gesù per la nostra salvezza, per farci diventare ricercatori di Dio. Amici, che bello sentire che anche noi siamo amici di Dio! Il nostro secondo piccolo passo è leggere la Bibbia. Nel Vangelo vediamo Gesù che va nel suo paese per pregare e leggere la Bibbia. Anche se lui, che è Dio, già conosceva tutta la scrittura. A tutti noi è stato regalato il Vangelo per la prima comunione, ma l'abbiamo lasciato con tutti gli altri libri. I nostri cari ci consigliano tanti libri da leggere, come Il Piccolo Principe, Il Libro Cuore, La Gabbianella e il Gatto, Il Gatto Pardo, Moby Dick, Il Piccolo Lord, Pinocchio. Ma qualcuno vi ha mai consigliato di leggere la Bibbia? La vita di Gesù? In pochi risponderanno sì. Invece, come Gesù, impariamo a leggere la Bibbia ogni giorno, anche solo due versetti, per conoscere la vita, gli insegnamenti, i miracoli di Gesù. Solo così possiamo conoscere in maniera più intima il nostro Dio misericordioso. Amici, impegniamoci a leggere la Bibbia! Le parole di Gesù sono parole di vita eterna! Il nostro terzo passo è conoscere la missione della nostra vita. Gesù proclama che la sua missione è quella di aiutare i poveri, i prigionieri, di guarire i malati, di dare speranza alle persone tristi. Anche noi, sin dal battesimo, siamo stati consacrati per la vita
e lo Spirito Santo ci ha proclamati figli amati e prediletti. È da questo momento che, come figli amati di Dio, abbiamo la sua stessa missione. Allora, carissimi amici, in questo anno della misericordia, con l'aiuto dei nostri genitori e dei nostri amici, dobbiamo convincerci che la vera missione della nostra vita è quella di aiutare i bisognosi, dire parole buone e positive, incoraggiare gli amici, far sorridere i tristi, insomma, diventare persone generose, di cuore e piene di grazia, proprio come Gesù! Ricordiamoci, Luca scrive il Vangelo per un amico di Dio, Teofilo, quindi anche per tutti noi. Allora, non ci scordiamo del libro più famoso, più stampato, più venduto e più regalato del mondo, la Bibbia! Scopriamo come ha fatto Gesù la nostra vera missione, per essere amici misericordiosi, sempre! Buona domenica a tutti!